Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione. In questa lezione vedremo le basi della pasticceria, nello specifico le funzioni degli ingredienti. Sono sempre stato affascinato un po' dal mondo della pasticceria, soprattutto del perché delle cose. Come sempre dico nei miei video, le persone che iniziano, si avvicinano in pasticceria, ovviamente prendono una ricetta, la copiano, giustissimo, procedono, fanno quel prodotto e se è buona la mantengono nel tempo. Ed è giusto, ma come dico sempre, purtroppo a un certo punto, se una persona vuole evolvere, deve capire deve capire proprio le basi, altrimenti continuerà a copiare la ricetta. Ecco, sul mio canale non troverai, per il momento non penso di fare video lezioni dove faccio vedere come fare le cose. Non perché ho problemi a dare una ricetta, anzi, non ho nessun tipo di problema, anzi io sono della scuola di pensiero che bisogna divulgare le ricette, contrariamente magari a come è stato fatto in passato. Ecco, per me la divulgazione delle ricette è molto importante, ma quello che conta di più è che mi piace comunque sia insegnare è il perché delle cose, che è quello che poi avrei voluto capire io se avessi avuto un insegnante che da subito mi avrebbe fatto capire il perché delle cose, sicuramente avrei accelerato il processo di apprendimento. Quindi quello che mi interessa divulgare è il perché e quindi farò sempre molte lezioni teoriche proprio per capire le cose. Sul blog, sui siti troverete tantissime ricette gratuite a pagamento, le ricette veramente si trovano, ma comunque sia sono tutte più o meno simili. Ad esempio, se noi facciamo una pasta frolla di base, una Milano, ok, se la prendete su un sito, su un altro, su un libro, sono simili, ok, bisogna capire il perché delle cose. Se noi capiamo il perché, riusciamo anche a modificarla e a crearla a proprio gusto o a gusto della clientela se abbiamo un locale. E quindi è molto più interessante sapere il perché. Ad esempio, ho già fatto un video sulla pasta frolla proprio per far capire in maniera semplice, ad esempio, come creare vari tipi di frolle con quattro indicazioni molto basilari. Quindi andiamo a vedere, ad esempio, in questa lezione, le funzioni degli ingredienti. Le funzioni degli ingredienti in pasticceria, ok? Gli ingredienti di base, allora, pasticceria, ingredienti e funzioni. È molto importante capire la funzione degli ingredienti, soprattutto quelli di base, ok? In modo tale che abbiamo padronanza di una materia, ok? In pasticceria gli ingredienti di base sono quattro e sono farina, uova, però noi scriviamo liquidi perché adesso approfondiamo, liquidi, generalmente le uova sono la base, ok? Poi ci sono i grassi, generalmente il burro, però ovviamente può essere sostituito con altri grassi, e abbiamo lo zucchero. Ho già fatto un video per anche chi vuole sostituirlo con altri zuccheri o dolcificanti alternativi, però generalmente farina, liquidi, grassi e gli zuccheri sono la base di tutti i dolci, o più o meno di tutti, 70% dei dolci di pasticceria, ok? Poi vabbè, ovviamente ci sono semifreddi dove non ci va la farina, bavaresi, cremosi, eccetera, però generalmente se andiamo a vedere un frollino, una massa montata, una massa friabile, una vinoseria, un panettone, una colomba, un pan di Spagna, sono sempre i soliti quattro, ok? Allora, partiamo proprio dalle basi. Per dare struttura a un dolce di base, farina e uova sono la base, perché la farina inserita alle uova dà la struttura proprio del dolce, la base, ok? La farina, ho già fatto un video, poi si dividono in sei classi, ok? Ma generalmente vanno dalle deboli alle speciali, che sono le molto forti. Diciamo, per semplificare, sono sei classi, ma di solito sono deboli, di media forza e molto forti, ok?
Poi si suddividono in varie categorie, per esempio le deboli si fanno il 70% dei prodotti di pasticceria, la debole classica da un 9 a un 10% di proteine, si fanno masse montate, pan di Spagna, pasta frolla, biscuit, veramente tantissimi prodotti da colazione con poco glutine, ok? Le forti comunque si fanno generalmente, allora forti poi dipende, comunque ho fatto un video da un 300 o 350 V per piccoli lievitati fino alle 380 400 V per fare panettone, colomba e farina di forza. Poi ci sono anche le manitoba che sono rinforzate, però ad ogni modo la farina è la struttura di base di un dolce, ok? Insieme generalmente alle uova, quindi i liquidi si dividono in uova, poi ad esempio l'acqua ovviamente di base, il latte, poi ci sono liquidi ovviamente, questo è molto più ricco di grasso, ok? La panna, però generalmente come liquidi in pasticceria si utilizzano di base, eh? Poi ci sono pure di frutta, ci sono tante cose, però acqua, uova, latte e panna. Come abbiamo già detto, di base proprio farina più uova uguale struttura di un dolce. L'acqua anch'essa è fondamentale per impastare generalmente con la farina e si utilizza per prodotti più, più leggeri. Quindi se vogliamo anche una certa leggerezza, ok, adesso vi spiegherò un po' meglio. Il latte è molto interessante in pasticceria perché contiene una piccola percentuale di grassi, contiene degli emulsionanti e dà più gusto ovviamente della sola acqua. E poi c'è la panna che è anche questa composta da acqua, ok, e da burro fondamentalmente, da grasso, da un 32, 35, anche un 38%, ed è molto interessante ad esempio se vogliamo fare prodotti ricchi. Quindi i liquidi si dividono generalmente di base in questi, poi ci sono, ho già detto, le puree di frutta. Andiamo ad analizzarne uno per uno per capire, quindi ogni ingrediente andrebbe approfondito, ma molto in profondità. Cioè, potremmo fare una lezione solo sulle uova e parlare solo di uova, ok? Quindi sarà una lezione molto semplificata, però ad ogni modo le uova si divide in albume e in tuorlo, ok? L'albume generalmente è quello che fa montare, ok? Che dà, ad esempio, immaginate una meringa. Immaginiamo un biscuit, quindi che si parte con l'albume, dà proprio la montata, fa montare il prodotto. Uova intere ovviamente, albume più tuorlo fa montare il prodotto, però se lo dividiamo ancora, la parte proteica dell'albume è quella che soprattutto dà la montata, ok, alla nostra ricetta. Se dobbiamo ad esempio fare un pan di Spagna, l'albume è quello che fa montare, ok, insieme allo zucchero. Il tuorlo contiene grassi, ok? E in particolare contiene, oltre vitamine, sostanze anche interessanti, diciamo, per la salute dell'uomo. L'uovo è veramente un multivitaminico naturale. Contiene sostanze emulsionanti, ok? Contiene le lecitine, quindi che fanno legare anche meglio gli impasti. Ad esempio, per fare un esempio semplice, noi possiamo fare un pan di Spagna base uovo, ok? O base uovo più tuorlo, che viene una montata più stabile, monta meglio e anche più soffice, ok? Oppure, ad esempio, un pan di Spagna si può dividere anche in montata doppia, ok? Cioè, si monta l'albume a parte, ok? E poi si inserisce il tuorlo dopo. E c'è un perché, però farò magari una lezione a parte su perché si monta o semplicemente a uova intere o si divide l'albume dal tuorlo, c'è una motivazione. Però ad ogni modo diciamo che le uova intere si dividono in albume e tuorlo, la funzione dell'albume che fa proprio montare, ad esempio pensiamo a un pan di Spagna, fa montare il nostro pan di Spagna, e il tuorlo, okay, che contiene lecitine, grassi e comunque fa anche dare più sofficità poi al nostro prodotto e migliora la montata, ok?
Poi c'è l'acqua. L'acqua è un ingrediente di base, generalmente facciamo un esempio. L'acqua si utilizza se vogliamo fare un... prendiamo un esempio, un croissant, ok? Un croissant, se lo vogliamo leggero, si fa a base acqua, ok? L'acqua è proprio l'ingrediente di base come liquido. E poi abbiamo il latte, se vogliamo un prodotto più gustoso, ad esempio un croissant base latte, sicuramente più gustoso, contiene una percentuale di grassi che quindi dona anche più gusto al prodotto e contiene degli emulsionanti, quindi lega meglio anche l'impasto. E poi abbiamo la panna, ok, anche qui se vogliamo fare ad esempio dei prodotti sempre mettendo dei liquidi, ok, però vogliamo dei prodotti più ricchi, più gustosi, più godibili, possiamo mettere la panna, ok. La panna si può utilizzare ad esempio anche per fare la pasta sfoglia, se vogliamo arricchire un impasto lievitato, ad esempio un panettone, se vogliamo idratare un impasto dolce che sia più ricco, ok, anche in Francia fanno dei croissant anche con aggiunta di panna. E quindi diciamo che questi sono gli ingredienti di base che insieme alla farina danno la struttura del dolce. E poi ci sono i grassi. Ok, i grassi generalmente si dividono in saturi e mono e polinsaturi, cioè i saturi sono quelli densi allo stato a temperatura ambiente, e poi ci sono invece i poli e monoinsaturi che sono liquidi. Generalmente i saturi generalmente sono di origine animale, ma comunque vedremo anche l'olio di cocco eccetera, comunque sono saturi ma non sono di origine animale. Generalmente i grassi vegetali sono liquidi. Generalmente in pasticceria si utilizza il burro di base, cioè un professionista generalmente quando fa buona pasticceria utilizza il burro, però di grassi ci sono anche le margarine, le mélange. Le mélange sono burro più ad esempio margarina, e servono ad esempio per platte da sfogliare dei croissant, soprattutto se fa caldo d'estate, siccome hanno un diciamo un punto di fusione più alto è più facile lavorare con una mélange, ok? E poi abbiamo le margarine, ci sono anche non idrogenate, idrogenate, bisognerebbe approfondire, però sono tutti grassi, ok? Burro, margarina, mélange. E poi ci sono grassi invece, ad esempio monopolinsaturi, ad esempio olio d'oliva, oli vegetali. I grassi che funzioni hanno? Ok, perché magari dice faccio la pasta folle e metto il burro, ma perché metti il burro? Allora, il burro generalmente ha delle funzioni che sono: uno, godibilità al palato e sicuramente dalla parte anche di friabilità. Ad esempio, un biscotto, una pasta frolla ricca di burro è più friabile di uno che ne ha meno, ok? Aumenta la shelf life dei prodotti sia in congelatore che fuori. Ad esempio, se facciamo un cornetto, un panettone anche molto ricco di grasso, sicuramente aumentiamo la data di scadenza, la shelf life, la durata, la conservazione, perché il burro ha un effetto umettante, quindi apporta sia acqua, ma dà proprio una migliore conservazione, ok? I grassi sono anche dei conservanti. Poi il burro, ad esempio, ecco, in freezer può proteggere il prodotto crudo, cornetti, prodotti da venoseria, eccetera. Messi in freezer, se c'è una buona quantità di burro, ovviamente viene protetto il prodotto in freezer, ok? Ad esempio, che funzioni hanno margarina e mélange? La loro funzione, tendenzialmente, essendo un grasso, svolge più o meno le stesse funzioni, ma ha meno gusto, non è salubre, ovviamente, come il burro. Mentre invece gli oli vegetali si usano sempre in pasticceria, anche ad esempio per plum cake, oppure se vogliamo fare una pasta frolla anche ad esempio all'olio extravergine. Ovviamente hanno una struttura diversa, sono più liquidi, hanno un punto di fusione diverso, ok, magari approfondiamo in un altro video, però sono anche loro grassi e ovviamente portano scioglievolezza, morbidezza, conservazione del prodotto.
Ovviamente se usiamo l'olio di semi ha meno gusto, ok? Pariteticamente un cake, un plum cake con olio di semi o con burro, quello con olio di semi ha meno gusto, è più facile da fare perché è già liquido, insomma, magari bisogna, si può semplicemente miscelare con una frusta, però ha meno gusto ovviamente perché il burro ha gusto, poi anche lì bisognerebbe vedere il burro, cioè burro dalla centrifugazione della panna o burro per la lavorazione dei formaggi. Anche lì il burro della lavorazione dei formaggi c'ha un gusto più di formaggio, più acido. Il burro invece per la centrifugazione della panna è più dolce. Bisognerebbe vedere. Però generalmente il burro, come abbiamo detto, proprio riassumendo, porta friabilità, porta godibilità, scioglievolezza, conservazione. Ha molte funzioni. E poi abbiamo lo zucchero. Anche qui si può dividere tra di base il semolato e il velo. Il semolato, il classico saccarosio, lo zucchero che abbiamo in casa, ha varie funzioni, oltre a dolcificare, che è la funzione di base, ha una funzione anche strutturante, quindi esempio in una pasta frolla dà struttura proprio, ho già fatto una lezione. E lo zucchero a velo, anch'esso sempre zucchero, però essendo più fine, più impalpabile, generalmente si usa per una biscotteria da tè, un po' più friabile, ok? Poi di zuccheri ce ne sono tanti, ci sono varie granulometrie, ci sono mieli, ci sono sciroppo di glucosio, zucchero invertito, isomalto, e ce ne sono veramente tanti, ok? Però di base la funzione dello zucchero normale ha un effetto conservante, perché lo zucchero è un conservante, ha un effetto di, anch'esso ad esempio ha un effetto di nutrimento verso ad esempio i lieviti o i batteri, è uno zucchero fermentescibile in maniera rapida, quindi se lo mettiamo all'interno di un prodotto dolce, non in eccesso ovviamente, aiuta le fermentazioni. Ha una parte quindi conservante, aiuta le fermentazioni, ha una parte ad esempio che trattiene i liquidi, ok? Quindi è igroscopico si dice, cioè trattiene i liquidi. Lo zucchero ha un potere anticongelante, ok? È meglio il destrosio, però ha un potere anticongelante, quindi tende a rallentare il congelamento del prodotto, ok? E ha un potere strutturante, abbiamo detto. Quindi lo zucchero anche qui è veramente, bisogna capire il perché bisogna utilizzarlo. Facciamo un esempio pratico, ho già fatto un video, mi è stato detto ho fatto la pasta frolla senza zucchero, ho tolto lo zucchero ma non mi è venuta. Non ti è venuta perché lo zucchero ha una funzione, perché lo zucchero oltre a dolcificare dà proprio la struttura. Quindi se non lo togliamo perdiamo la struttura del dolce, quindi non ha solo funzione di dolcificare, ma proprio strutturante, ok? Aumenta anche la colorazione del prodotto, di più se usiamo il fruttosio o il miele, però aumenta la colorazione del prodotto, più zucchero c'è nel prodotto, per azione di Maillard. E poi c'è il sale, ok? Ad esempio, il sale è molto interessante, molti ad esempio pensano che il sale da solamente amplifica il sapore, no? È un esaltatore di sapidità. In verità il sale è molto interessante perché svolge delle funzioni, ad esempio negli impasti lievitati può rallentare le fermentazioni se ne mettiamo un po' di più, ok? Oppure potrebbe migliorare le fermentazioni se ne mettiamo un po' meno, quindi va regolato anche proprio per gestire le fermentazioni, la lievitazione. Ad esempio il sale anche lui assorbe liquidi, ad esempio negli impasti lievitati ha un effetto di rigidità sulla maglia glutinica, quindi se mettiamo il sale irrigidisce la maglia, perché la maglia glutinica è una rete fitta di proteine più o meno come un elastico, ok? Se mettete il sale un po' tende a irrigidirla. Il sale è un conservante, ok? Anche qui il sale, poi c'è il sale fino, sale grosso, però il sale grosso di solito più che altro in cucina per
per varie preparazioni, l'acqua del bollitore, eccetera. Però di solito in pasticceria si usa sale fino, anche qui poi ci sono tanti tipi di sale più o meno aromatizzati, eccetera. Però sale fino comune bianco, ecco. E poi ci sono altre sostanze, in pasticceria ovviamente poi c'è il cioccolato, cioccolato bianco, vari tipi di cioccolato, vari tipi di altri ingredienti in aggiunta, però di base, ok, questi sono gli ingredienti proprio di base, ok? C'è il malto anche, il malto ad esempio è molto interessante, il malto per i lievitati è molto molto interessante, perché il malto è ricco di enzimi, quindi accelera le lievitazioni, usato dall'1 al 3% su chilo di farina, riesce a, anche a proteggere il prodotto perché è un effetto antiossidante, riesce ad esempio a far migliorare le lievitazioni dal prodotto gelo, cioè un prodotto in congelatore preso e tirato fuori, se al malto si scongela meglio. Ha un effetto sull'estensibilità della pasta, anche il burro ha un effetto migliore sull'estensibilità della pasta, anche il malto. Ad esempio, un lievitato con un grasso è più estensibile che uno magro. Il malto anch'esso migliora l'estensibilità. Il malto, poi ad esempio ci sono altri ingredienti come il germe di grano, ok? Il germe di grano ad esempio ha una funzione citoprotettiva sulle cellule e ci sono veramente tanti ingredienti. Ad ogni modo, questi, farina, liquidi, grassi e zuccheri e sale, sono proprio le basi di quasi tutti i dolci. Come abbiamo detto, la farina insieme alle uova soprattutto danno proprio la struttura del dolce. I grassi, come abbiamo detto, danno scioglievolezza, godibilità, friabilità, conservazione, estensibilità alla pasta. Lo zucchero, potere conservante, strutturante, potere anticongelante. Il sale, anche qui, esaltatore di sapidità, irrigidisce la maglia, assorbe i liquidi, ha un potere anche di regolazione delle fermentazioni, il malto abbiamo visto dall'1 al 3% può aiutare le fermentazioni perché contiene alfa e beta amilasi. E insomma, questa è un po' la lezione, ecco, su capire un pochettino perché, ad esempio, su una ricetta di base vado a mettere la farina e a cosa serve mettere determinati liquidi. Cosa porta aggiungere grassi o meno grassi? Cosa succede poi all'interno di un prodotto, più in termini scientifici, anche se poi sarebbe da approfondire molto di più. Quindi diciamo che questa era la lezione, un attimo per farti capire i quattro ingredienti di base in pasticceria e iniziare un po' a masticare queste nozioni che sono molto interessanti, soprattutto per gli appassionati, chi si cimenta inizialmente in pasticceria. Ad ogni modo ricordati che se vuoi essere sempre aggiornato sui contenuti che pubblico, iscriviti al canale, attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sui nuovi contenuti e come sempre ormai saprai ci sono i miei corsi, qui sotto c'è un tasto direttamente per accedere e vedere le mie masterclass, abbiamo il nostro centro assistenza per qualsiasi domanda, informazione, dubbio o perplessità e sicuramente ci vediamo al prossimo video con qualche altra chicca, qualche altra perla sulla pasticceria. Ciao!